Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. I sindacati negli scorsi giorni hanno fatto ancora una volta pressione al governo per un incontro che ha il fine di stilare tutti i punti principali della prossima riforma delle pensioni. In una lunga lettera inviata al Premier Matteo Draghi, leader di CGIL, CISL e UIL sostengono l'urgenza di discutere per la riforma fiscale la riforma delle pensioni della scuola e della pubblica amministrazione, passando poi ai provvedimenti relativi alla concorrenza, alla riforma degli ammortizzatori sociali, alle politiche attive, alle necessarie scelte di politica industriale del sistema dei trasporti sostenibile, di rafforzamento dello Stato sociale che, intrecciandosi con gli investimenti previsti nel PNRR, siano in grado di realizzare nuove filiere produttive di servizi sociali e di creare lavoro stabile con particolare attenzione ai giovani e alle donne. Sostengono Landini, Sbarra e Bombardieri. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.